sono Alberto e la videoricetta che presento oggi è orecchia di elefante. Per questa ricetta abbiamo bisogno di una cotoletta con l'osso di maiale, delle uova, sale e pane grattugiato. Innanzitutto rompiamo due uova intere. Aggiungiamo un po' di sale e sbattiamo il tutto. Poi prendiamo la cotoletta e la allarghiamo leggermente. A questo punto bagniamo la cotoletta con l'uovo. E andremo a finire di batterla con il pane grattugiato. Dopo averla impanata bene, con il batticarne l'allarghiamo. Fino a ottenerne uno spessore di qualche millimetro. Questa procedura ci permette di non rompere la carne. Una volta fatto questo, rimettiamo nell'uovo. E ripassiamo nel pane. No. Così ottenuto, alziamo il fuoco e mettiamo la cotoletta a friggere. Il fuoco deve essere abbastanza caldo per far sì che la cotoletta non si inzuppi di olio. Dopo averla fritta da una parte, la giriamo fino a che non avrà raggiunto un aspetto dorato. A questo punto la mettiamo su una carta per assorbire il grasso in eccesso e la tamponiamo. Dopo averla asciugata bene,
La serviamo con delle patate al forno. Una salata finale del limone, la cotoletta, orecchia d'elefante.